Pace di Cristo a tutti, sono la sorella Maria In Guzman, moglie del nostro caro pastore Pedro Guzman della Chiesa Antioca di Torino. Benvenuti una volta in più all'angolo della salute. È un angolo dove condividiamo diversi benefici per il nostro corpo come tempio di Dio e per la gloria del suo nome. Vorrei iniziare questa puntata e con una preghiera ringraziando il Signore e chiedendo Lui la sua guida. Signore, ti ringraziamo, Signore, per questa opportunità e privilegio, Signore, che tu ci doni, Padre Santo, di poter condividere tutte le meraviglie, Signore, che tu hai creato, Signore, per il nostro bene, Signore. Signore, ti prego che possa essere tu a darmi saggezza, a darmi conoscenza, Padre, e ad essere in mezzo a noi in questo programma, Padre Santo, di radio. E, Signore, ho bisogno, Signore, che tu, Padre Santo, metti le tue parole in me, mi guidi, Signore, e sia presente in ogni programmazione di radio che la Radio Antioca di Torino farà tutti i giorni che tu permetta, Signore, che siamo qui in terra prima del tuo ritorno o della nostra partenza. Ti ringraziamo, Signore. Sia tu con noi oggi e sempre, nel nome di Gesù Cristo. Care sorelle, noi, coloro che abbiamo creduto nella fede in Gesù Cristo e seguiamo le istruzioni sante della nuova vita in Cristo, nella nuova natura spirituale in Cristo, guidati dallo Spirito Santo, guidati dalla parola scritta che il Signore ci ha lasciato scritto, noi sappiamo che i capelli della donna e il velo naturale che il Signore ci dà tramite la natura per poter ovviamente spiegare o capire il velo o copertura spirituale. Allora, conoscendo la parola che il velo naturale sono i capelli e che portare i capelli lunghi per una donna è una cosa di cui si può essere fiera avendo questa lunga capigliatura. Perché ci serve come il velo naturale per rappresentare lo spirituale, e questo è soggetto di un altro studio più profondo che vorrei fare più avanti su la scrittura di prima di Corinzi, capitolo 11, specificamente dal versetto 1 al versetto 16. E più avanti vorrei poi fare uno studio su questo per capire un po' la differenza tra il velo naturale, cioè i nostri capelli come capigliatura lunga, e poi il velo o copertura spirituale, quella che si mette sopra il capo come segno agli angeli. I capelli sono per gli uomini, per gloria degli uomini, come velo naturale, e il velo spirituale, che è la copertura che si mette sopra il capo, è per gli angeli. Allora, sapendo questo, chi ha l'intendimento e la rivelazione, cercando poi nell'ebreo, nel greco, sappiamo che quando la parola ci esorta a permettere che il nostro capello, che i nostri capelli crescano e siano lunghi, si riferisce a non proibire o non fermare la crescita dei capelli. Bisogna lasciarli crescere fino a dove il Signore permette. Ci sono persone che più di tanto non crescono i capelli più di tanto. Io conosco molte sorelle che più di delle de, come si dice
nella spalla, sotto il collo, le arriva fino al collo, e ci sono altre a metà spalla e ci sono altre che va lungo fino alle caviglie. Diciamo ognuna, il Signore sa ognuna dove la sua capigliatura deve crescere. Per cui questo lo decide il Signore, non lo dobbiamo decidere noi, perché la parola parla di una capigliatura lunga, non parla di misure, non parla di misure, parla di una capigliatura lunga. Diciamo, dobbiamo lasciarla crescere, non proibire o non fermare la sua crescita. Quando noi ritagliamo i capelli, stiamo fermando la sua crescita naturale, stiamo decidendo noi fino a dove la vogliamo mantenere. Allora, sapendo questo e senza entrare nello studio profondo, che poi più avanti, come ho detto, vorrei condividere un po' di più sul velo naturale, cioè i capelli lunghi, e il velo spirituale, che è la copertura o velo che si mette sopra il capo come segno agli angeli, e vorrei parlare dei rimedi naturali per riparare i capelli bruciati. Allora, il mondo cosa fa? Il mondo, quando ha i capelli bruciati, va e se li taglia o li ritaglia. Noi, avendo questa rivelazione, volendo essere obbedienti, volendo onorare il nostro capo, il nostro Signore, non vogliamo toccarli, vogliamo tenerli sani e belli. E gloria a Dio, per cui oggi condividerò dei rimedi naturali per riparare i capelli o le punte bruciati. Nel mondo c'è da dire che nel mondo essere ordinate o essere belli per il mondo può significare o avere dei concetti molto diversi e opposti a come il Signore vede la nostra bellezza e la nostra o l'essere ordinate. E nel mondo, e dipendendo anche delle culture, perché dipendendo dalla cultura c'è chi fa più enfasi nella capigliatura, c'è culture che dedicano più tempo e denaro la capigliatura. Dipendendo dalle culture, che più che meno, però normalmente nel mondo cosa si fa? Per essere belli, tra virgolette, per vedersi ordinati e pulite, per il mondo vuol dire ritagliare i capelli o farsi un taglio specifico, senza entrare al tema della moda, no? Stiamo parlando di persone che non necessariamente seguono la moda, stiamo parlando di persone che considerano ritagliare o tagliarsi i capelli o farsi un taglio di capelli tanto per le loro, come si dice, giustificazioni, sia perché non sopportano i capelli lunghi per il caldo, sia perché per il lavoro che svolgono hanno bisogno di tenere i capelli magari più corti per essere più comodi, per essere ci sono tantissime, le giustificazioni sono tantissime. Allora, per ragioni sia di lavoro, tra virgolette di salute, secondo loro, tra virgolette tante cose, come dicevo, dipendendo dalla cultura, c'è dove si può pensare che essere ordinate e pulite, bisogna farsi un tipo di taglio di capello, averlo una certa lunghezza, farsi delle pieghe, andarsi a fare la piega, oppure farsi la tinta, no? La permanente, tantissime cose. Comunque sappiamo che per il Signore non è così. La bellezza per il Signore è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. L'essere pulite, ordinate, non vuol dire assolutamente fare nulla di queste cose. Tu puoi avere una capigliatura lunghissima e tenere, prima di tutto con questi rimedi naturali, tenere dei bei capelli brillanti, sedosi,
molto belli, molto sani, e avere la tua capigliatura bellissima, sana, brillante e ben pettinata e ordinata, sia che ce l'hai sciolta, che ti puoi fare dei boccoli, oppure dipendendo l'attività che stai svolgendo in quel momento, anche l'età, eccetera, te li puoi raccogliere in un bel, una bella, come si dice, una bella raccolta, una bella, non acconciatura, ma una acconciatura sempre a livello modesto, perché anche abbiamo la scrittura che ci dice che il nostro ornamento non sia di perle, che non sia di oro e che non sia neanche di acconciature dei nostri capelli, di trecce, i trecciati, tutti adornati, eccetera, eccetera. Parla che sia che l'ornamento sia di uno spirito mansueto, affabile. Diciamo, parla che i nostri capelli possiamo ovviamente aggiustarli, averli ordinati, belli, senza disonorare il nostro capo, senza dover tagliarli, possiamo tenerli belli, sani, brillanti, puliti, ben acconciati, ben pettinati, sempre in un modo modesto che non chiami l'attenzione, che non sia l'attenzione su l'ornamento nella testa, che non sia che l'attenzione non vada tutta al modo di pettinatura, ma sia un qualcosa modesto dove si veda pulito e ordinato. Però è d'accordo al Signore, d'accordo alla luce della parola di Cristo, non d'accordo a ciò che può pensare il mondo, perché alla fine dobbiamo avere la differenza con il mondo. Noi dobbiamo essere diverse, siamo un popolo consacrato, abbiamo delle istruzioni, delle ordinanze, come per esempio in Prima di Corinzi 11. L'Apostolo Paolo, quando vuole incominciare a parlare su questo tema, lui incomincia a dire: siate i miei imitatori come anche io lo sono di Cristo. E poi continua a dire nel versetto 2: mi rallegro con voi perché in ogni occasione vi ricordate di me e perché conservate l'insegnamento che vi ho trasmesso. Allora, poi dopodiché che parla che c'è un insegnamento per noi credenti, per noi che siamo stati redenti, per noi che siamo stati santificati, ci sono degli insegnamenti. E poi continua a parlare dell'ordine che Cristo è il capo dell'uomo, l'uomo della donna, e così tuttavia incomincia a parlare dell'ordine e fa menzione del velo per parlare la parola, per pregare. E per far capire bene questo principio di coprirsi il capo al momento di parlare la parola, profetizzare la parola e pregare, dà un esempio più avanti dei capelli, dà un esempio naturale come un qualcosa, come i nostri capelli, che è un qualcosa naturale che tutti possono capire, che tutti possono vedere e percepire, e usa i capelli naturali come esempio della natura per poter spiegare specificare e spiegare la parte quando parla di coprirsi il capo con un velo sul capo. Allora, capendo questo, che noi credenti abbiamo delle ordinanze, dei consigli, della guida di come vivere una vita in santità, di come una donna deve sporsi e vivere, anche come gli uomini, figli, eccetera. E capendo questo, ci sono dei rimedi naturali per riparare i capelli bruciati, non c'è di bisogno di tagliarli. E poi sappiamo che tutte queste cose la tinta, la permanente, tante cose, anziché alimentare, se si può dire così, il capello, anziché nutrire i capelli, li vanno a danneggiare. Sono tutti chimici che danneggiano. Io vedo qui in Italia molte donne dopo i 60 anni praticamente
soffrono di calvizie e praticamente, scusate l'espressione, ma sembrano galline spelacchiate. Perché? Perché appunto tanti anni nel beauty salon, andarsi lì a scuotersi quei capelli quando li prendono e li scuotono lì con la spazzola, il pettine che gli danno lì forte, 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 e poi spazzolando e facendo e battendo qua, di là, e poi sopra di che mettono questo chimico forte che comunque si è già fatto dei studi che danneggia totalmente il cuoio capelludo, e cioè la lacca, e ovviamente questo fa che con gli anni la persona perda i capelli perdono il suo brillo naturale, perdono la vita, i capelli anzi incominciano a morire. E la persona rimane con pochi capelli, capelli veramente danneggiati. Allora, questo non è tenere cura della capigliatura, questo non è tenere cura, questo non è farsi belli, questo è semplicemente danneggiare assolutamente con i chimici la capigliatura. Invece noi dobbiamo tenere cura, dobbiamo nutrire la nostra capigliatura perché appunto possa essere come dice, una versione, poter essere fiere della nostra bella capigliatura lunga, sana, brillante, naturale, bellissima. E questo è una cosa che comunque sempre va a chiamare l'attenzione ed è un modo per testimoniare, un modo per evangelizzare, per parlare del Signore, perché a me molte volte è successo che mi fermavano quando uscivo con i capelli sciolti e mi chiedevano, ammirati, ammirando la mia capigliatura, dicendo che belli, che bello, che lunghi, e come fai, come non fai, e come mai? E io approfittavo per testimoniare, per evangelizzare. Per riflettere Cristo. Allora non c'è bisogno di spendere tanti soldi in prodotti, in salone di bellezza, perdere soldi che sono del Signore e il tempo che è del Signore in qualcosa che si può fare naturalmente, naturalmente, e che gradisce Dio. A parte che poi in quegli ambienti dove le persone vanno, dove io andavo nel mondo, che perdevo tanto tempo e soldi per, secondo me, aggiustarmi e farmi delle pieghe, delle pettinature, eccetera, e lì è un ambiente veramente molto che non gradisce il Signore. Sono ambienti dove c'è molto gossip, dove c'è molta mormorazione, dove c'è l'invidia, dove c'è tutte queste cose, opere della carne che non giovano a nulla per il nostro spirito. Per cui questo è un tema molto molto profondo di cui si può parlare e andrò a parlare, farò uno studio, perché anche come dice un'altra scrittura, noi non abbiamo il potere di fare né nero né bianco un solo capello della nostra testa, del nostro capo. Diciamo è il Signore che fa tutto, tutto ha un proposito, una ragione, una spiegazione, un significato spirituale. Quando il Signore dice che i capelli bianchi sono la corona della donna, questo è un qualcosa di bello. E a me mi fa molta tristezza nel mondo vedere persone di una certa età che anziché permettere che la sua capigliatura piano piano si vada trasformando con gli anni, come si trasforma la pelle, come si trasforma il corpo, gli occhi, eccetera, mi fa pena vedere come il loro corpo si trasforma, però poi loro non volendo o non accettando il progresso, come si dice, il sviluppo naturale che Dio ha disegnato, no? Della loro età, dell'invecchiamento, se si può dire così, e tutto invecchia, però i capelli
e li mantengono, come si dice, tipo giovani secondo loro, no? Fanno dei tagli moderni, corti, magari se li pitturano di viola, di rosso o di giallo. E a me mi dà tristezza perché, sinceramente, e questo è non amarsi come Dio ci ama, questo è avere, non avere una sicurezza, un'autoestima di se stessi ed essere insicuri di ciò che dirà la gente, quella. A noi non ci interessa cosa dirà la gente, a noi ci interessa cosa dice il Signore, come dice la sua parola. A noi, mentre abbiamo la capigliatura pulita, ordinata, modesta, come Dio dice, a noi non ci deve interessare più niente, perché poi il brillo del Signore, il nostro atteggiamento, il nostro spirito affabile, mansueto, va a brillare a Cristo in noi. E le persone, credetemi, non vanno a vedere come sei o come non sei, vestita o pettinata, eccetera. Va a vedere veramente i tuoi occhi brillando la luce di Cristo, va a vedere il tuo amore, l'amore che tu trasmetti, e lo Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo. La gente è stanca di vedere la stessa cosa, la gente sta cercando risposte, la gente vuole avere risposte soprannaturali, la gente sta cercando perché Dio sta chiamando prima del suo ritorno. Non dobbiamo compromettere la sana dottrina, per compiacere al mondo. Anzi, il mondo vuole vedere un qualcosa di diverso. Il mondo vuole vedere un qualcosa di diverso. Io vedo tantissime persone che si stanno convertendo, cattoliche e alcune cristiane, ovviamente non con la sana dottrina, che si stanno convertendo a essere musulmane. Altri si dedicano al yoga, qua, là, sono disposte a coprirsi, quelle musulmane disposte a coprirsi tutte addirittura, e quelle di yoga magari disposte a vestirsi tutte di bianco, avere un certo vestire, un certo modo di mangiare, sono disposti a cambiare, andare a degli estremi, soltanto perché vogliono un qualcosa che li faccia sentire che non stanno andando nella stessa corrente che gli altri. Allora noi non dobbiamo nulla da nascondere, anzi noi dobbiamo brillare la luce di Cristo, far manifestare questa verità in tutte le maniere possibili che si può. In tutte le maniere possibili che si può. Il capo, il velo sul capo, quando andiamo a evangelizzare, quando parliamo la parola, quando preghiamo, quando lodiamo, questo è un qualcosa che comunque le persone ammirano, le persone vogliono sapere, ti fanno delle domande, sono opportunità, sono cose che il Signore userà se tu sei sensibile allo Spirito per poter evangelizzare, per poter parlare la parola. Il modo modesto è diverso dal modo di vestirci. Allora, tante cose. Questo, come dico, è uno studio intenso, intenso, dove una scrittura si va ad armonizzare con l'altra, non c'è assolutamente nessun tipo di contraddizione. Allora, come detto, non vado a approfondire su questo studio, ma capendo, come detto prima, la scrittura di prima di Corinzi 11, dove parla che la nostra capigliatura lunga è un qualcosa da noi, per la donna sentirsi fiera, e che è un qualcosa che rappresenta, come velo naturale, rappresenta il velo spirituale. Sapendo questo e sapendo che non dobbiamo toccarli assolutamente, lasciarli crescere, vi darò oggi dei rimedi naturali per riparare i capelli bruciati. Allora comincerò dicendo che le proprietà degli ingredienti naturali di queste maschere, perché vi darò delle diverse ricette con diverse maschere che si possono fare con diversi ingredienti, per cui andate a prendere ora subito un sfero, una penna e una matita e un foglio o un quaderno per scrivere le diverse ricette che vi darò. Poi la sorella Deborah pubblicherà, non penso tutte le ricette, ma
vedremo se possiamo pubblicare una ricetta e poi un link sotto dove si può andare alle altre ricette che spiegano in questo angolo della salute. Per adesso, se potete scrivere alcune delle ricette, sarebbe bello tenerle sempre alla mano. Allora, per potenziarne gli effetti dopo l'applicazione, vi consigliamo di coprire la testa con una cuffia di plastica. L'uso quotidiano della piastra e degli asciugacapelli, l'utilizzo di prodotti contenenti qualsiasi tipo di sostanze chimiche e persino l'esposizione del cuoio capelluto al sole possono danneggiare i capelli. Se avete i capelli molto secchi, crespi, spenti e con molte doppie punte, continuate a leggere questo articolo e scoprite con noi alcuni consigli per prendervi cura dei capelli bruciati. Vedrete che non c'è bisogno di tagliarli. Wow, questo stesso lo dice il mondo. Il mondo ti sta dicendo che tutte queste cose che si usano, tutti questi prodotti contenenti qualsiasi tipo di sostanze chimiche, la piastra, l'asciugacapelli, tutte queste cose, che tra l'altro sono le cose che usano nel beauty salon per farti più bella, tra virgolette, sono cose che danneggiano i capelli. Danneggiano i capelli anziché nutrirli, anziché curarli. Noi vogliamo curarli, non vogliamo rovinarli. Allora, quando si dice no, bisogna curarli, no, facciamo qua, facciamo là, andiamo al beauty salon, facciamoci la piega, facciamoci la tinta, facciamola permanente, facciamo qua, facciamola. Stai solo danneggiando i capelli, non li stai curando come molti possano pensare. Allora, qua il mondo ti sta dicendo, in questo articolo che sto condividendo con voi, sta dicendo se voi continuate come si dice, a seguire questi consigli che vi daremo, potete prendervi cura dei capelli bruciati e vedrete che non c'è bisogno di tagliarli. Wow! Wow! I migliori trattamenti naturali per i capelli bruciati. Di sicuro avrete dato un'occhiata ai prodotti in vendita nei negozi e nelle profumerie per riparare i capelli danneggiati. Nonostante ciò, non c'è bisogno di spendere molto o di credere alle promesse delle creme e dei trattamenti che non sempre vengono rispettate. È sempre meglio scegliere ricette fatte in casa, preparate con ingredienti che di sicuro già si trovano nella nostra dispensa e che sono più economici ed efficaci di qualsiasi altro trattamento. Vediamo adesso alcuni dei migliori rimedi naturali per i capelli bruciati. Allora, perfino il Signore ci fa risparmiare tempo e denaro. Allora, questa ricetta che vi darò è a base dell'aloe vera e olio di oliva. Aloe vera e olio di oliva. Gli ingredienti di questa maschera sono entrambi conosciuti per le loro grandi proprietà che favoriscono la salute e la bellezza della nostra capigliatura. L'aloe vera nutre e rigenera i capelli, ne favorisce la crescita e li protegge dalle tinte e dagli eccessi di calore. L'olio di oliva rende i capelli più morbidi e agisce come se fosse una pellicola protettrice contro il danneggiamento. Allora abbiamo l'aloe vera che nutre e rigenera i capelli, favorisce la crescita e li protegge dagli eccessi di calore, e abbiamo l'olio di oliva che rende i capelli più morbidi e agisce come se fosse una pellicola protettrice contro il danneggiamento. Vediamo gli ingredienti per poter fare questa maschera a casa. Gli ingredienti sono 5 cucchiai di aloe vera, cioè 75 grammi. 5 cucchiai di aloe vera, 75 grammi.
e 2 cucchiai di olio di oliva, cioè 32 grammi. 2 cucchiai di olio di oliva. Vediamo il procedimento. Tagliate una foglia di aloe vera ed estraetene il gel dal suo interno. Mettete 5 cucchiai di questo gel in un recipiente e mescolatelo con l'olio di oliva. Applicate la maschera sui capelli danneggiati e lasciatela agire per 30 minuti, soltanto 30 minuti. Allora, dopo che mettete questa miscela sui capelli danneggiati, vi mettete la cuffia di plastica e così durante quei 30 minuti potete studiare, leggere, ascoltare qualche programma, potete cucinare, potete lavare, potete fare altro. Dopodiché, dopo di questi 30 minuti, risciacquate i capelli come fate di solito, usando lo shampoo e il balsamo. Ovviamente è meglio se anche questi sono fatti in casa. Poi abbiamo un'altra ricetta, maionese e oli. E gli ingredienti di questa maschera a base di maionese ed oli sono 3 cucchiai di maionese, cioè 90 grammi, 5 gocce di olio di oliva, 5 gocce di olio di ricino e 2 capsule di vitamina E. Questo ultimo è opzionale. Allora ripeto, 3 cucchiai di maionese, 5 gocce di olio d'oliva, 5 gocce di olio di ricino e 2 capsule di vitamina E. Il procedimento è il seguente: mettete la maionese e l'olio d'oliva in un recipiente, dopodiché aggiungete l'olio di ricino e mescolate bene. Se volete, potete aggiungere delle capsule di vitamina E. Applicate questa maschera sui capelli secchi dalla metà della lunghezza fino alle punte. Risciacquate con molta acqua e poi lavateli come fate sempre. Ripetete l'applicazione una volta alla settimana. Allora, applicate questa maschera sui capelli secchi dalla metà della lunghezza fino alle punte. Ovviamente li lasciamo anche un paio di minuti. Risciacquate con molta acqua e poi lavateli come fate sempre. Questa applicazione si deve ripetere perlomeno una volta alla settimana. Poi abbiamo un'altra maschera che contiene 2 ingredienti, il miele e l'uovo. Il miele e le uova sono 2 ingredienti incredibili che elimineranno quell'aspetto spento e danneggiato dei capelli e li renderanno come nuovi. Il miele dona brillantezza ai capelli, mentre l'uovo contiene nutrienti ed enzimi che li rendono idratati e lisci come seta. Allora, se avete dei capelli spenti, danneggiati, e volete renderli nuovi, volete renderli brillanti e nutrirli per renderli idratati e lisci come la seta, fate questa maschera di miele e uova. Gli ingredienti sarebbero un uovo e 2 cucchiai di miele. Molto economico e molto alla mano, perché chi non ha un uovo e 2 cucchiai di miele a casa, La procedura, il procedimento di questa maschera è in una tazza sbattere un uovo e mescolatelo con il miele. Se volete una maschera ancora più idratante, potete aggiungere un cucchiaio di olio di cocco e un cucchiaio di olio di mandorle. Applicate la maschera sui capelli, consigliata per capelli medi e lunghi, e copriteli con una cuffia di plastica. Dopo 30 minuti risciacquate con acqua tiepida. Infine, lavate i capelli come d'abitudine e lasciateli asciugare all'aria. Non usate l'asciugacapelli. Allora, ho detto che in una tazza sbattete l'uovo, lo mescolate col miele. Se volete ancora, se è troppo secco e volete ancora fare una maschera ancora più idratante di questo, aggiungete un cucchiaio di olio di cocco e un cucchiaio di olio di mandorle. Poi lo applicate, questo si consiglia per capelli medi e lunghi, e si coprono con una cuffia di plastica e si tiene per 30 minuti. Poi
si lavano con acqua tiepida, si risciacquano con acqua tiepida e poi si lavano normalmente come l'abitudine con lo shampoo e il condizionatore, però si consiglia sempre di lasciare asciugare all'aria i capelli. Poi c'è un'altra ricetta che contiene avocado e olio di cocco. Se avete le punte bruciate e volete combattere queste punte bruciate, volete combattere i capelli molto secchi, l'avocado e l'olio di cocco sono gli ingredienti che fanno per voi. L'olio di cocco nutre i capelli, mentre la polpa dell'avocado li rende forti abbastanza per rigenerarsi. Allora qui ci vuole un avocado e 3 cucchiai di olio di cocco. Un avocado e 3 cucchiai di olio di cocco. Il procedimento è: tagliate a metà l'avocado, eliminate l'osso centrale, estraete la polpa e mettetela in una tazza grande. Schiacciate l'avocado con una forchetta o con un pestello. Aggiungete l'olio di cocco e mescolate fino ad ottenere una miscela omogenea. Applicate la maschera sui capelli e lasciatela agire per 20 minuti. Risciacquate con acqua tiepida e poi lavate i capelli come sempre. Allora vediamo qui che abbiamo un avocado, 3 cucchiai di olio di cocco. Togliamo il centro dell'avocado, ok? La tagliamo a metà, togliamo l'osso centrale. Estraiamo la polpa, la mettiamo in una tazza grande, la schiacciamo e poi che l'abbiamo schiacciata aggiungiamo l'olio di cocco. Lo mescoliamo bene e poi questo si lascia sui capelli danneggiati per 20 minuti. Si risciacqua come le altre maschere con acqua tiepida e poi si lava come sempre. Abbiamo un'altra ricetta come l'olio di oliva, birra e senape. Io questo non lo farei perché comunque la birra non la beviamo per questione di saggezza, questo è in proverbi, quando parla del vino, dell'alcol in generale, e questo, come detto, è anche un tema molto interessante e profondo da studiare, da parlarne. E me particolarmente, personalmente, anche se per i capelli o per qualunque altra ragione, a me sinceramente, come dice la Bibbia, non avete apparenza di male, non, no, dovete non avere apparenza di male, no, come quelli del mondo, io non vedo bene che io vado a qualche luogo e compro una birra, perché la persona comunque non va a sapere per cosa io userò questa birra. Siccome io non voglio avere apparenza di male, non voglio dare, diciamo, a che parlare, non voglio provocare nessun giudizio, per amore del Signore, non perché mi interessa cosa dicono gli altri, ma per amore del Signore, del suo regno, dei fratelli anche più deboli nella fede, e la parola mi insta a questo, e io devo morire a me, ai miei desideri, per amore degli altri. Allora io particolarmente, con tutte queste scritture che si possono aggiungere su questo tema, io preferisco non comprare né birra né vino né niente. Per non causare un'impressione diversa, e questo lo faccio per amore del Signore, per saggezza. Per cui io non farei questa, come si dice, maschera. Poi c'è un'altra maschera di frutta e yogurt. Frutta e yogurt. I nutrienti contenuti nella frutta non servono solo a farci stare bene dentro, ma anche fuori. La frutta infatti possiede incredibili proprietà antiossidanti e idratanti. Per questa maschera abbineremo la proprietà della frutta con lo yogurt, un ingrediente famoso per le sue quantità idratanti e in grado di ridare morbidezza ai capelli. Gli ingredienti sono mezza banana, mezzo avocado, 3 cucchiai di yogurt naturale, 3 fette di pesca, una capsula di vitamina E. C'è da dire, sorelle, che tutti questi ingredienti, no, di cui parliamo, avocado, banana, pesca, yogurt, vitamina E,
non solo serve per fare queste maschere, però l'ideale è anche assumerle. Allora, assumendolo internamente più, ovviamente con una buona idratazione giornaliera della quantità di acqua che bisogna ingerire giorno dopo giorno, se questo lo abbiniamo a delle maschere naturali con questi ingredienti all'esterno, cioè ai nostri capelli, sarà una buona abbinazione per mantenere la nostra capigliatura sana dall'interno e dall'esterno. Allora, il procedimento di questa mezza banana, mezzo avocado, 3 cucchiai di yogurt naturale, 3 fette di pesca e una capsula di vitamina E è la seguente. Dobbiamo sbucciare la banana, tagliarla a metà e metterla nel frullatore. Tagliamo a metà l'avocado e prendiamo metà della polpa. Aggiungiamo anche questo al frullatore. Allora, aggiungiamo questa banana fatta a metà, aggiungiamo metà della polpa dell'avocado nel frullatore. Poi sbucciamo la pesca e la tagliamo a 3 fette, mettendo anche queste nel frullatore. Infine aggiungiamo lo yogurt e se preferiamo possiamo mettere anche una capsula di vitamina E. Frulliamo e mescoliamo bene il tutto fino ad ottenere una crema omogenea e senza grumi. Applichiamo la maschera sui capelli partendo dalle radici e arrivando fino alle punte. E ci dobbiamo coprire ovviamente la testa con una cuffia di plastica. La lasciamo agire per 30 minuti, infine risciacquiamo con acqua tiepida e poi laviamo i capelli con shampoo e balsamo. Abbiamo un'altra ricetta che è a base di olio d'oliva, miele e uovo. Noi conosciamo già le proprietà di ognuno degli ingredienti che compongono questa maschera, non ci sono dubbi, si tratta di una delle opzioni più efficaci che possiamo provare. Gli ingredienti sono un uovo, 2 cucchiai di olio d'oliva e un cucchiaio di mele. E il procedimento è battiamo l'uovo in un recipiente e poi mescoliamo con l'olio di oliva e il miele. Applichiamo la maschera sulle punte rovinate dei capelli, li lasciamo agire per 30 minuti e poi risciacquiamo con acqua tiepida. Poi possiamo ripetere l'uso anche una volta alla settimana. Allora, come vediamo, sorelle, ci sono una infinità di maschere, di cose che si possono fare a casa e per il bene della nostra capigliatura. Non c'è bisogno di spendere tantissimi soldi, non c'è bisogno di perdere tantissimo tempo. In un modo naturale, con cose che abbiamo in casa, possiamo fare questi rimedi naturali per riparare i capelli bruciati, senza bisogno di dover tagliare e ritagliare. Gloria sia al nome di Gesù, io ringrazio il Signore per tutto ciò che il Signore ci dona, per potersi far sì che possiamo onorare Lui con questi ordinamenti che Lui ci ha lasciato attraverso gli Apostoli. Farò una seconda puntata su come preparare sieri naturali per nutrire e riparare i capelli. Oggi ho parlato delle maschere. E prossima puntata parlerò della preparazione dei sieri naturali. Vogliamo concludere questo angolo della salute del giorno d'oggi con una preghiera, un ringraziamento a tutti voi ascoltatori della radio e che possiamo uni agli altri aiutarci a mantenerci belle, naturali, salutabili in un modo santo, modesto e gradevole al nostro capo, al nostro Signore Gesù Cristo. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa opportunità e per tutte queste meraviglie, Signore, che tu hai creato, Padre, che servono non soltanto al nostro corpo, Signore Santo, alla nostra salute del nostro corpo, il tuo tempio, Padre, ma anche poter usarli, Signore Santo, per la nostra capigliatura lunga, Signore, che tu
Padre, ci consigli, Signore, di avere, alleluia, di essere fiere di questo, Padre, e di poter, Signore, dare gloria, alleluia, all'uomo. Nel tuo santo nome ti ringraziamo, Padre. Dai tu l'intendimento, Signore, della tua parola. Rivela tu, Signore, i tuoi misteri, perché possiamo tutti, alleluia, onorare e gradire te. Pace di Cristo, alla prossima.